Tutti, cari fratelli italiani, oggi di nuovo esco e vi parlo di gesti che stanno continuando a San Marcellino. Ieri sera, come l'altro ieri sera, verso l'una di notte, i ragazzi, le chiamo ragazzi perché possono avere anche più di 20 anni, più di 30 anni, continuano a fare dei gesti veramente di provocazione a San Marcellino, alla moschea, dove noi veniamo solo a pregare e siamo da 25 anni che viviamo qui in pace. Mai, mai, anche con le false notizie, noi siamo stati terroristi o siamo stati contro qualcuno. Addirittura siamo stati con tutti i sindaci qua partecipando per la costruzione di una convivenza tra immigrati e cittadini locali. Ma nell'ultimo periodo c'è una campagna. Non è una campagna che parte dall'Italia. Tutta questa onda mondiale sta portando a tutti noi ad essere pazzi. Perché? Perché all'America è stato cambiato qualcosa? Perché in Francia sta qualcosa? Ma questo non servirà. È un'onda che passerà subito, perché nessuno della popolazione, la vera popolazione del mondo, abbraccerà questa idea. Ieri sera, come l'altro ieri sera, i ragazzi si sono avvicinati dalla moschea. Ecco cosa hanno usato: fuoco d'artificio, guarda che grandezza. Hanno rotto un vetro, hanno rotto un muro, hanno già fatto un grandissimo danno per una macchina vicino. Guarda, vi faccio vedere qua. Hanno rotto questo vetro, hanno rotto il vetro qua dove io indico. Poi andiamo fuori, guarda cosa hanno fatto. Hanno messo questo fuoco d'artificio qua, ecco il danno. La macchina sta ancora con il polvere di ieri sera. I vicini, guardate la terra. Ecco, abbiamo lasciato tutto verso l'una di notte. I vicini lo sanno che abitano qua a San Marcellino. Ma questa cosa come può continuare? Carissimi, la storia è terza. Da poche settimane, nel corso Italia, al centro di San Marcellino, uno ha tentato di incendiare un negozio di carni, un negozio, una macelleria islamica. Questa settimana non sappiamo ancora che il ragazzo egiziano, in una baracca, in un deposito di camion, lo stesso a San Marcellino, è trovato la mattina carbonizzato per piccole fesserie. Troviamo tutte le televisioni, dappertutto, terrorismo islamico, questo e quello e quello, per la morte di una persona, il vero terrorismo, incendi del genere, nessuno muove,